Agostino Portanova, si parlava tanto, come diceva l'onorevole Cracolici, che si elogiava tanto Ilicic, però intanto è stato il peggiore in campo. Ma io al di là di fare un ragionamento sul singolo giocatore vorrei fare un'analisi Vabbè, brevissima. l'analisi tu quella te la puoi sempre fare, a parte la mia Dico, domanda, non c'è problema. appunto, dico il singolo giocatore, sì, il ragazzo ancora si deve ambientare, le cose che diceva Antonello sostanzialmente le condivido, vale per chiunque viene in una Oggi tutto a nuova. favore tuo sono, hai visto No, vabbè, Antonello? perché Ogni dice la. tanto, hai Se visto? io condivido, condivido. Certo, dice Nel la senso verità. che. Vale per chiunque, un ragazzo che viene alla società sportiva, nuovo, un ambiente nuovo, la giovane età ancora non matura, può comportare tutta una serie anche di fasi di assestamento e quindi di meno rendimento sul campo. Ma al di là di questo, io cerco di approcciare da un punto di vista un po' più sportivo e meno tifoso. Nel senso che concordo anche con quello che diceva il mio amico ingegnere prima. Il rigore avrebbe sicuramente invertito in qualche modo le sorti della partita. Zamparini dice che la Lazio è fortunata. Tutto quello che vogliamo in ogni cosa nella vita, se non c'è un pizzico di fortuna, non vale a niente. Il punto qual è? Che il dato vero è che noi abbiamo catalogato una serie di sconfitte, l'abbiamo catalogato con una squadra straniera, l'abbiamo catalogato con l'ultima della classifica che è l'Udinese, era. L'abbiamo catalogato con la prima della classifica e siccome la classifica si fa con i punti, la Lazio merita di essere la prima, se Quindi, vogliamo fare un vabbè, ragionamento se si fa un ragionamento di punti, è sportivo, poi per sportivo. carità, quello Io, sì. la Lazio ha dimostrato di essere una squadra fino a oggi, io non lo so quello che succederà domani, lo valuteremo, ha dimostrato di essere una squadra che al di là della scivolatina della partita con la Sampdoria è stato un crescendo, un'escalation, sia da un punto di vista agonistico che tecnico, e per cui la Lazio oggi merita il posto che ha. Io la penso così, non girerei tanto sul moccolo del ragionamento. Abbiamo perso, c'è qualche problema, io non Allora, so. abbiamo perso, tu Io dici non so bisogna saper se il anche problema è perdere. Vabbè. l'allenatore, se Zamparini, io non lo so. Io eviterei di dare sentenze e di pontificare. Ecco la colpa è di Zamparini, No, la no, noi colpa è di. facciamo No, sempre non delle parlo di supposizioni, noi, non dico possiamo colpevolizzare nessuno Lamposport, sto dicendo alla perché non Lamposport. siamo. Quando usciva la Lamposport dopo negli anni 70, dopo pidemo, poi mi fa Non schifo. siamo, non ci Invece possiamo vinceva permettere di Palermo andare a Palermo. giudicare. Palermo, io vorrei. Perfetto, no, no, grazie Agostino.